Ciao ragazzi, benvenuti al parchetto del Tagliagole. Oggi ragazzi insieme andiamo a vedere una leggenda, Aitor Jungle King 1, che mi è stato ceduto dall'amico Ramon. Ragazzi, versione vintage, questo non lo trovate più e noi andiamo a vederlo insieme. Ragazzi, paletti per bloccare il ponticciolo, fai vedere il ponticciolo, Lele. Stiamo facendo un ponticciolo per passare di qua e di là. Siamo nel terreno di Fabio, ragazzi, quindi ci stiamo permettendo di costruire cose. Fabio che saluta. Ciao amici. Quindi facciamo il ponticello e adesso andiamo a piantare i paletti. Come vedete, quando li devo piantare veramente per terra non mi serve fargli la punta super mega levigata. Thank you.
Eccoci qui ragazzi, tornati dal bosco ieri sera, però era tardi, non vi ho fatto il video della prova del coltello dopo le prove nel bosco. Eccolo qua che ve lo faccio vedere. Ci abbiamo pestato bene ragazzi, non era tanto vedere il tagliente ma era più vedere quanto tenesse a livello di struttura del coltello. Ragazzi, non ha fatto una piega, non avevo dubbi, però ci abbiamo battonato sopra mica da ridere. Ovviamente non è un full tank, ma ragazzi abbiamo una robustezza incredibile del coltello. Il filo ragazzi è originale, nel senso che io l'ho solamente lucidato, non l'ho riaffilato, ho tenuto l'angolo originale. Non vi aspettate il rasoio da barba, taglia una volta che lucidate il filo, taglia, ma ovviamente non è affilato a rasoio bello chiuso come piace a me. L'ho tenuto originale semplicemente dandogli una bella lucidata per farvi vedere ragazzi come va il coltello. Se non lo avessi lucidato ragazzi, la carta non la faceva, con una lucidatina poi la carta la fa. Ovviamente adesso ha perso un po', adesso gli diamo un'altra bella ritoccatina e lo portiamo al massimo di come può tagliare col suo tagliente originale. Ragazzi, filo ripristinato, una passatina con la parte bianca della CC4 e poi solo stroppo. Secondo me per il tagliente, per l'angolo del tagliente di fabbrica ragazzi, è già un buon risultato, eh? Comunque di fabbrica quando mi è arrivato, ovviamente ragazzi il coltello in quei anni non tagliava così. Eccolo qua, è arrivato anche Elwood, che Elwood, spostati un pochettino, saluta i ragazzi, eccolo lì. Ragazzi, secondo me è un buon risultato. Ovviamente non dovete aspettarvi un rasoietto da barba, è comunque un coltello ragazzi che è studiato per altro. Ovviamente taglia, taglia bene, però se volete farlo tagliare come un rasoietto, secondo me è da riprofilare. Ragazzi, andiamo a farci una bella chiacchierata che lo vediamo bene insieme. Eccolo qui ragazzi, eccolo qui, Aitor Jungle King 1, il coltello in grado di trasformarvi in Rambo non appena lo impugnate ragazzi, un po' come la spada di Man che l'alzava verso il cielo per il potere di Grayskull. Qui ragazzi impugnate il coltello e diventate immediatamente Rambo, davvero una sensazione ragazzi nell'utilizzo di sto coltello, nell'averlo in cintura, nel portarlo, spettacolare, spettacolare. Ragazzi, siete amanti dei coltelli Rambo, ovviamente non potete assolutamente, assolutamente non essere sensibili al fascino di Rambo. E qui ragazzi abbiamo tutto il coltello che praticamente si rifà quel sogno anni 80-90 di questi coltelli ragazzi che derivano alla fine come linee dal First Blood di Rambo. Ragazzi, John Rambo col suo First Blood è stato praticamente un sogno, un qualcosa di fantastico ragazzi. Chi non si è mai trovato nella situazione di avere il coltello, quello di Rambo, quello col manico di plastica quando eravamo ragazzini, non so se ve lo ricordate, era una ciofecona con attaccato dietro un bussolotto, ma chi non ha mai sognato di essere Rambo col coltello? Ragazzi, quello lì era una roba da ragazzini, super economico, sono sicuro che ne sto parlando, ma qualcuno di voi ha capito di cosa parlo, quello col manico in plastica, ed era veramente qualcosa che da ragazzino ci impazzivi. Da adulto, con in mano il Jungle King 1, ragazzi, è un sogno che diventa realtà alla fine. Coltello che mi è stato ceduto dall'amico Ramon, che ringrazio tantissimo, grazie di cuore Ramon. Mi ha detto non puoi non provarlo, devi avere un Jungle King, ma devi avere una prima versione. Infatti questo qua è una prima versione ragazzi, parliamo di anni 90 più o meno come datazione del coltello. Lo riconoscete dalla sega ragazzi, sega dorsale così acuminata, quella che c'è adesso ragazzi, nella versione successiva sono state squadrate ragazzi, non so se l'avete presente. Comunque questa qui la riconoscete, la prima versione, quello vintage, il nostro Jungle King 1 vintage per la sega dorsale fatta in questo modo e per la bisellatura ragazzi, che a livello occhio, ad occhio la vedete meno accennata, ok? Vedete, se vedete una foto la vedete meno accennata.
La realtà, ragazzi, è che le bisellature nuove le hanno fatte concave, ok? Quindi vedete molto di più la linea della bisellatura, ma soprattutto a geometria al tagliente risulta meno, molto meno resistente rispetto al nostro Jungle King 1, ragazzi, vintage. Quindi grazie mille Aramor. Vedete che la bisellatura c'è, ma la vedete quasi accentata, è una curva, non è una linea netta, è proprio una curva sulla bisellatura. Vedete? Ragazzi, è uno spettacolo, è uno spettacolo, è uno spettacolo. Ragazzi, un coltello che ero curioso di provare proprio perché Ramon mi dice: guarda che è praticamente quasi come avere in mano un full tang, a stabilità, a vibrazioni, a robustezza, è praticamente quasi come avere un full tang. Ramon, perfettamente ragione, il coltello non ha sviluppato niente di niente, vibrazioni quasi inesistenti, ragazzi, per quello che ci abbiamo cioppato. Ha funzionato alla grande, non ha sviluppato nessun tipo di movimento, nessuna rottura. Anche il filo, ragazzi, pur essendo semplicemente 440C, ragazzi, io ho tenuto il filo di fabbrica, ok? Ovviamente gli ho dato una lucidata, perché comunque essendo un coltello vintage, un attimino di lucidata gliel'ho data, ragazzi, però non ho cambiato l'angolo, l'ho usato con l'angolo originale del coltello. Non è proprio una lamettina da barba, riuscire a tirarlo bello che taglia bene, bello che funziona bene, fosse un così un coltello, ragazzi, che non avesse tutta la storia che c'è dietro, io gli avrei subito alzato un pochettino il filo, però per quello che deve fare funziona benissimo così e ce lo teniamo così. Come avete visto alla prova della carta, funziona bene, ragazzi, ripeto, non è un rasoietto, ma arriva giù quello spesso giusto che, ragazzi, quando ci andate a cioppare non avete paura di niente, anche perché, ripeto, tagliente in 440C, oh, di mazzate ne abbiamo date, eh? Niente di niente, niente di niente, poi una bella lucidatina e il tagliente viaggia di brutto. Io l'ho ripreso con la CC4 parte bianca, ok, la parte bianca della CC4, quella più fine, Forniven CC4 per chi non la conosce, e poi strop, ragazzi, è venuto fuori sto filo a specchissimo spettacolo. Nel legno qualche segnetto, sì, qualche segnetto sulla lama, vediamo se si vede un po' meglio. Vedete, giusto qualche segnettino, qualche botticella gliel'abbiamo data, ragazzi. Siamo passati dentro anche nella caccia bella dura e il coltello è andato senza problemi. La forza degli Aitor, ragazzi, è la loro costruzione. Praticamente questo pezzo, questa guardia, ragazzi, qui dove va a inserirsi la lama. Ovviamente essendo un manico cavo significa che il manico dentro è forato, quindi non è un pezzo solo, ragazzi. Ricordatevi che parlo sempre anche per chi non conosce i manici cavi, ragazzi, sono dei coltelli, ovviamente in questo caso due pezzi, ragazzi, non è un integrale, ok? Con il manico forato, perché ci sta un kit d'emergenza, in alcuni è già compreso, nell'Aitor sì, ragazzi, in altri non è compreso, come nell'Apparo, però ci potete mettere un po' quello che volete, pure i salamini. Quindi la lama si unisce al manico cavo, in questo caso, visto che sono due pezzi, non è un integrale, si unisce in questo modo, entra in questa guardia, ragazzi, che va ad accogliere la lama si stringe, entra col codolo e il codolo finisce qua, ragazzi. Spina centrale per bloccare tutto e poi ovviamente la colla interna bicomponente, ragazzi, quindi ragazzi è tutto attaccato alla perfezione. In più la sua robustezza è proprio questa innovazione, questa struttura del coltello qui sulla guardia, che va proprio a creare un punto solidissimo, ragazzi, solidissimo, nella congiunzione tra lama e manico. Ripeto, il codolo e la lama entra fino qua, ok? Però ragazzi, avete una stabilità nel coltello, di botte gliene abbiamo date, non ha fatto veramente una piega. La spina ovviamente viene messa per evitare che la lama esca, oltretutto, ripeto, colla e struttura. Quindi avete un coltello che è, non dico paragonabile a un full tank, perché non lo è, però ragazzi, a differenza del Jungle King 2, qui avete un blocco d'acciaio, questo è tutto acciaio, ragazzi, tutto acciaio, manico in acciaio, dove si infila la vostra lama in acciaio. Ragazzi, avete in mano praticamente una sbarra d'acciaio tenuta insieme con questa struttura veramente formidabile. Manicatura con questa zigrinatura, ragazzi, in mano a me non è scappato, sia con che senza guanti.
lo uso bene, all'inglese si può usare bene, ragazzi. Ho provato anche a passare il ditino qua, però ho paura che mi scappi sulla sega, perché la sega è veramente super acuminata, ragazzi, guardate che roba. Magari su qualcosa di piccolino funziona, io la trovo utile per fare le tacche, ragazzi, come avevo fatto vedere. Non mi metto a segare un ramo con sta sega dorsale, ragazzi, è un bella spessa per andare a tagliare. Poi magari, se voi avete pazienza, riuscite a tagliarci comunque dei rametti per fare le tacche nel legno, anche nel legno bello duro, funziona bene, ragazzi, funziona veramente bene. Vi do due misure, se no non ve le do più. 35,5 cm la misura totale del coltello, lama da 20,5 sullo spessore di 5 mm, 4,40C ve l'ho detto. Una particolarità dell'Aitor è che qui vedete fanno il punto di controllo, ok? Fanno col durometro, vedete quel puntino qua, ok? E vi dicono che è stato controllato l'HRC, quindi controllano singolarmente tutte le lame che dovrebbero essere temprate intorno ai 56-58 HRC. Ragazzi, spettacolo, spettacolo, e da usare è una figata, ma è il fascino di sto coltello. Perché devo prendere sto coltello con tutte le possibilità, le scelte che ho? Ma semplicemente per il fascino, perché ti senti un po' Rambo, ragazzi, è proprio il sogno che diventa realtà, dai. Dai ragazzi, dai, ve l'ho messo come ultimo video della stagione prima di andare in vacanza, perché è proprio il sogno che diventa realtà, dai, andare a fare Rambo nella giungla è il sogno di ogni bambino, e in ognuno di noi c'è un po' di bambino, ragazzi, in me ancora un po' di più, però ragazzi è la cosa bella alla fine, i sogni che si avverano. Attenzione, perché abbiamo il suo fodero, ragazzi, che poi andiamo a vedere, qua abbiamo il foderone con dentro il kit doppio scomparto, ora ve lo faccio vedere. Ma ragazzi, da portare in cintura praticamente pesa più del coltello, e io, che ho gli amici importanti, mi sono fatto fare il foderino in cuoio da Demu, ragazzi. Ci dovevamo vedere per l'uscita, gli ho detto, senti, fammi sto fodero che questo pesa più del coltello, mi viene la gobba a portarlo in cintura. Mi ha fatto questo foderino, ragazzi, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Coltello dentro, portato in cintura, una bomba, ragazzi, una bomba. Una bomba. Questi passaggi ovviamente non sono per il porto orizzontale, perché è una bestia, ragazzi, sono per attaccarci magari una poce, il paracol, il fire steel, insomma dei passaggini per attaccarci roba che secondo me sono una bella figata. Ragazzi, ha il suo fascino, dai, in cintura col suo fodero in cuoio è una bomba, una bomba, una bomba. Grazie mille a Davide per il fodero spettacolare, ripeto, portato in cintura due giorni, tranquillissimo, una bomba. Una bomba, una bomba. Però voi ragazzi, tra l'altro Davide mi ha ascoltato, ho messo anche qua il copri rivettino per non toccarci col filo. Grande Davide, complimenti, complimenti, una crescita costante e continua. Bravo, 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 bravo. Ragazzi, iniziamo a vedere le parti che sicuramente vi interessano, oltre al coltello, a noi interessa il coltello, ragazzi. Coltello che ha il suo kit di sopravvivenza. Un attimo solo, vi faccio vedere quello del fodero originale. Allora, il fodero originale ha due piani, nel piano superiore si infila il coltello, nel piano sotto avete una slitta con dentro un po' di robine. Eccolo qua, coltello che si infila nel piano superiore. Però ragazzi, non l'ho pesato, però se il coltello già pesa 607 grammi, col fodero diventa un chilo e passa. Ragazzi, sì, bello, sicuramente bello, però io della fionda non me ne faccio nulla, di tutto quello che c'è dentro, sinceramente, no. Ho il mio bel kit nel manico, che poi andiamo a vedere, per le emergenze va benissimo. Ovviamente ragazzi, loro ve lo vendono così, con questo fodero, ragazzi, Aitor, che tra l'altro ha equipaggiato di diverse forze militari. Ragazzi, allora dai, vi faccio vedere prima del kit del coltello, che è quello che ho deciso di tenere io insieme al foderino di Davide, vi faccio vedere cosa abbiamo dentro, tirando fuori la slitta. Eccola qua che abbiamo dentro la nostra slittina, la tiriamo fuori, ok, ok. Prima cosa, ricordate che questo è un coltello vintage, tutto vintage. L'elastico per fare la fionda, ragazzi, perché qua potevate tirar su, ci attaccavate dentro l'elasticone che c'era dentro e la usavate tipo fionda, però no, l'elasticone è marcito, ragazzi, era completamente marcio, lo sono andato a scrostare proprio, ok? Anche nella boccettina, ovviamente, che doveva contenere del disinfettante, era ovviamente vuoto, ragazzi, parliamo di anni 90,
qui avete la vostra pietrina con il Fire Steel, eccolo lì che lo vedete ragazzi, eccolo lì che lo vedete. La cosa interessante è che dietro, qua dietro, avete l'alloggiamento, eccolo qui, oltre ad avere tutte le vostre cosine da leggervi, ve le leggete voi, SOS, cose, specchietto, tutto quello che volete, ok? Avete dentro un piccolo skinner, che poi piccolo piccolo non lo è per niente, ragazzi. Un piccolo skinner, ragazzi, ovviamente vi danno un coltello che al filo non è proprio finissimo, ma soprattutto un coltello gigante che per i compitini, ovviamente come lo scuoio magari, diventa veramente un pochino troppo pesante da utilizzare, troppo ingombrante. Vi mettono dentro lo skinner, ragazzi, che ha anche il piede di porco qua dietro, avete tutte le vostre cosine, ragazzi. Bellino ragazzi, bellino, guardatelo qua, ve lo faccio vedere bene, tacchete, tacchete, è abbastanza comodo in mano ragazzi. Voi mi direte, ma adesso non ti porti, se non porti il foderone, quello non lo puoi portare. Sinceramente non ho pensato a Davide di farmi far fare una tasca davanti per metterci dentro il suo coltellino, vedremo di provvedere prossimamente. Però ragazzi, anche questo qua gli ho dato una passatina al filo, sempre filo originale, però gli ho dato una lucidatina al filo. Ragazzi, coltellino, appunto, uno skinner che vi lasciano dentro per i compitini più piccoli, che da fare col coltellone diventano veramente scomodi, anche perché l'abbiamo utilizzato nei ricciolini, ragazzi, si fa fatica a farli, c'è poco da fare, i ricciolini si fa proprio fatica a farli, li fa. Però ragazzi, è un coltello pesante, sono 600 passagrammi di coltello lungo e ingombrante, la doppia guardia vi dà ostacolo ovviamente per il pollice sul dorso. Insomma ragazzi, è un coltello, ripeto, dal suo fascino che funziona alla grande, un nonnino, un nonnetto che funziona alla grande, bisogna scendere un po' a compromessi con quest'anima nostalgica di Rambo, secondo me. Ripeto, coltello che prendete se siete degli appassionati del genere e trovate una prima versione, ragazzi, prendetelo perché è spettacolare, veramente veramente spettacolare. Adesso leviamo sta roba del fodero, ragazzi, tacchete tacchete, come avete visto vi ho fatto vedere prima che ha la sua chiusura particolare, non mi fate soffermare se no viene un video da 3 ore. Vediamo un attimino nel nostro manico cavo cosa abbiamo. Manico cavo con l'O-ring, quindi non ci entra l'acqua, eccola qui. Dentro abbiamo la nostra bella bussolina. Poi ragazzi, attenzione attenzione attenzione, il nostro bel kit, eccolo qua. Dentro cosa abbiamo? Abbiamo del cordoncino e sotto ci sono 2 spille da baglia, eccole lì che le vedete. Fatemi rimettere via le cose che poi me le perdo. Adesso dobbiamo andare a vedere il kit grosso. Allora, i cerotti ragazzi sono quelli della Coop e la benda, la garza anche, perché ragazzi, perché quelli che c'erano dentro degli anni 80 sinceramente io li ho cambiati, non è che mi serva il cerotto per forza dentro il coltello, però già che ho il mio kit d'emergenza ci metto della roba che posso utilizzare. Dentro abbiamo, attenzione, pinzetta, tutta roba originale, ragazzi, tutta roba originale, pinzettina. Questo è il bisturi, ve lo faccio vedere dopo. Qui abbiamo, se riesco a prenderlo, se riesco a prenderlo, tanto mi si è aperto sotto, vabbè ragazzi, così vi metto qua tutto, così lo vedete, tacchete. Dentro qui abbiamo ago e filo per potervi ricucire dopo che vanno sparato, eccoli lì, ago e filo, che li vedete bene, ok. Poi abbiamo dentro filo da pesca e ami, sempre originali, filo da pesca e ami, eccoli lì che ve lo faccio vedere, e li mettiamo qua. E abbiamo dentro la sua bella matitina, una matitina per scrivere le dediche all'amorosa sugli alberi, ragazzi, mi raccomando non fatelo. Non fate gli stronzoni di incidere gli alberi, Matitina lo scrivete su una foglia e la lasciate all'amorosa. Dentro qua, sempre originale, abbiamo il bisturino in caso dobbiate tagliarvi le sopracciglia, ragazzi. No, vabbè, un bisturino molto molto affilato, ragazzi, molto 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 affilato. Eccolo qui, originale in dotazione, lo potete allegare a un tronchettino di legno. Ci fate un coltellino per le vostre cose. Tutta roba che in emergenza, mo mettiamo questo sopra se no mi vola,
non starà mai, ok? Tutta roba che in emergenza, ragazzi, compresi i cerotti che non sto a levarvi, cerotti e bende elastica e bende garza, ragazzi, non ve li levo, ripeto, ci ho messo quelli della Coop, perché comunque, ragazzi, è un coltello che voi... Adesso fatemelo chiudere. Ah, giusto, vediamo se dentro si vede, ma non penso. Vabbè, là in fondo, ragazzi, c'è il codolo, ok? Che arriva esattamente qua, qua, esattamente qua arriva il codolo della lama, che si va ad agganciare al coltello, come vi ho detto più volte, con questo sistema di attacco della Aitor. Ragazzi, coltelli da sopravvivenza, questo coltello stile Rambo è un coltello che vi portate, avete solo questo qua in cintura. Ripeto, Demo mi ha fatto il foder, io l'ho portato tutto il tempo nel suo bel fodero, ragazzi, eccolo qui, non me lo fate tagliare, ok, nel suo bel fodero attaccato in cintura. Voi andate in giro solo con questo, avete comunque un mini kit di sopravvivenza nel manico, vi fate un tagliettino, vi serve un cerotto, ce l'avete, dovete cucirvi, dopo che vi hanno sparato dall'elicottero potete cucirvi. Ragazzi, ripeto, è qualcosa da nostalgici, è qualcosa da sognatori, è qualcosa che funziona alla grande, perché questo nonnetto ci abbiamo picchiato da paura e non ha fatto una piega. Non ha fatto una piega, quindi un nonnetto che funziona alla grande. Al filo io lo stringerei un pelo, però lo teniamo così perché è un nonnetto e bisogna portargli rispetto. Ragazzi, tanta roba, un coltello che se trovate soprattutto in questa prima versione vintage, io sinceramente, ragazzi, vi consiglio al 110%, perché a me ha fatto godere, mi sentivo Rambo semplicemente impugnandolo ed avendolo in cintura. Ragazzi, andiamo alle conclusioni finali. Aitor Jungle King, ragazzi, manico cavo ultra mega resistente, ci abbiamo pestato di brutto, non ha sviluppato nessun tipo di movimento, ma neanche dipinto. Ragazzi, versione vintage, versione da leccarsi i baffi, che mi è stata ceduta dall'amico Ramon. Ragazzi, un coltello che ovviamente si dipinge come icona degli anni 80-90, che adesso, ragazzi, è un coltello che tranquillamente si usa nel bosco. Ci abbiamo fatto la legna, ci abbiamo tagliato il salamino, ci abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ci abbiamo pure costruito il ponte per passare il ruscellino. Ovviamente oggi, ragazzi, nelle prove di taglio ho parlato di meno, perché vi ho messo un po' di estratti di quello che abbiamo fatto qua al campo con i ragazzi. Non mi ci sono perso troppo a raccontarvi mentre facevo le prove di taglio, ma come avete visto vi ho spiegato per bene nella chiacchierata insieme sul balcone delle case popolari. Ragazzi, Aitor Jungle King 1, se trovate questa vecchia versione prendetelo, perché è veramente un pezzo spettacolare. Dall'Aitor Jungle King 1 cedutomi dall'amico Ramon, che saluto. Ciao Ramon, dal parchetto del tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!